e ancora ricordare che in questo momento in 55 città italiane si sta svolgendo il Youth Day. Anche qua a Torino siamo tutti insieme, cerchiamo di festeggiare in questa maniera, e siamo tutti volontari, non ci guadagniamo assolutamente niente, se ci guadagniamo qualcosa lo investiamo per un altro, a volte per la sedia, a volte per le shop più belle, insomma, ciao. Siamo tutti qui solo per divertirci, e per stare qui siamo insieme al software libero, e imparare nuove persone, imparare cose nuove, eccetera. Iniziamo, andiamo a Valeria. Vi dico già adesso il mio indirizzo mail perché lo adoro, si chiama gmail@succhia.cz e do inizio al talk legato alla privacy. Ciao! Ah, ok, c'è ancora qualche posto? Sì, per terra. Ok, innanzitutto questo link qui in basso non lo aprite, è una piccola associazione comunale di cui faccio parte. Questa presentazione l'ho riciclata perché dove fa è lì, quindi niente. Siamo qui per sentire parlare di privacy perché nei giorni nostri, diciamoci la verità, non ce ne frega niente di questa roba. Veramente tutti i giorni la calpestiamo il modo possibile. Siamo qui per parlare magari un po' meglio. Vi chiedo a tutti quanti di prendere in mano un blog note su una penna, un telefono, qualsiasi cosa che vi permette di scrivere una lista, un messaggio alla vostra mamma, non so, qualcosa, prendete il vostro calcolatore, prendete di mano. Preparatevi, vi chiedo solo un attimo di attenzione. Sollevato! Ci rendiamo conto di quanti calcolatori abbiamo in questa dannata stanza? Saremo in 100, 120, 130, non so. Quanti di questi sono collegati ad internet costantemente? No, giorno e notte, nessuno di noi lo spegne la notte? Quanti lo spengono la notte? Peraltro mi ha detto. Quanti non lo spengo mai? Quante volte si rotano? Ci rendiamo conto che in questo momento se un telefono fosse vulnerabile tra di noi starebbe comunque registrando tutto quello che stiamo dicendo, quindi è come una catena fatta da tante parti che se ne rompe una stiamo facendo, quindi in realtà magari noi possiamo essere sicuri quanto vogliamo, ma comunque se siamo su un pullman e quello davanti ci guarda con il suo telefono così con la telecamera che ti prende vedo bello la faccia e magari ha 20 applicazioni che hanno permesso per leggere la videocamera e magari non ha fatto mai aggiornamenti di sicurezza e c'è stato quel vecchio bug su iOS e su Android che permetteva alle agenzie, a smanettoni, a lui, a me di entrare in qualsiasi telefono e avere più permessi di voi sul vostro telefono, quindi potevamo scappare le fotografie dal telefono. Non è bellissimo, perché lo dico solo per farlo di valido. Internet non è l'unica rete, comunque ci sono altri tipi di modi per comunicare, magari in questo momento c'è qualcuno che ha tutto acceso, ma un altro che sta guardando quante reti Bluetooth ci sono in questa stanza, oppure non so per dove c'è mi piaceva di allora, ritorniamo alla cosa che ho detto prima, abbiamo tutti quanti davanti il telefono su cui scrivere, prepariamoci a scrivere perché vi chiedo, per 47 secondi, così niente. Benissimo, allora, preparati a scrivere perché il background è questo, questa stanza piena di software. Il software nella nostra tasca, nelle nostre mani, nel nostro pacemaker, eccetera. Vi chiedo, il software adesso ha un nome, nel senso che se io ho il computer in mano, so che c'è Ubuntu, c'è Firefox, c'è Dropbox, sappiamo i nomi di questi software. Quindi vi chiedo. Avete 40 secondi, non guardate me, guardate il fondo, avete 40 secondi per elencare tutti i software che avete intorno a voi in questo momento sul vostro telefono, sul vostro smartphone, l'app che state usando per scrivere questa lista, scriveteli tutti, avete 40 secondi da adesso, in silenzio focale. La 9, sto scrivendo tutto, sto creativo, tutto sotto. Wow.
alcuni di noi hanno pure l'imbarazzo della scelta, di so cosa scrivo. Aprite a casa, sfogliate il telefono, 10 secondi, tutta l'applicazione, quindi non possiamo non sapere cosa scrivo. Vedete un vicino che sta andando su Facebook, scriviamo. 10. Allora, ho già detto, tenete questa lista, non cancellatela, ritorneremo su di questa. Facciamo un passo indietro. Che cos'è un software? Di solito noi parliamo di software come se fosse una roba, come un martello, quindi ci prendete questa scatola nera in cui entra qualcosa e esce qualcos'altro, non si sa assolutamente come fanno a fare queste cose. Ci dà un'applicazione tipo Facebook che noi ci mettiamo dei dati. Lei ci chiede il permesso per usare la videocamera, il permesso per collegarsi in internet, il permesso per avere la loro partizione, il permesso per avere il proprio digitale, il permesso per avere i tuoi file, il permesso per avere la frontale, il retro, il microfono. Non sappiamo quali dei che usa tutti questi permessi. Magari alcuni riescono in qualche altro modo, ma in realtà non puoi spesso avere il controllo totale di quello che stai facendo, anzi il controllo è 2%, 1%, di questo stiamo parlando. Quindi, vabbè, questa è la risparmio. Si può dare una certa definizione di input, ma in sostanza l'input è qualsiasi cosa che noi possiamo digitare, ma l'input è anche la nostra posizione. L'input di un software è anche la nostra impronta digitale, l'input di un software è anche la nostra foto. Se noi abbiamo un dispositivo di assistenza in casa che sta lì sul tavolino, così, e noi siamo in giardino a urlargli: ok Gianmarco, dimmi che tempo fa oggi. E Gianmarco mi risponde: sta piovendo. Vuol dire che quel coso era sempre in registrazione, stava sempre mandando in streaming il flusso audio. Il flusso audio era processato da un miliardo di micro server che costano 2 euro l'uno e chiunque può farlo praticamente se ha le dovute conoscenze tecnologiche. E quindi questa società ha sempre il vostro audio, qualsiasi cosa state dicendo, bestemmiando, eccetera. Quindi, la vostra voce è un input. Quindi, torniamo alla lista precedente. Ci immaginiamo quante persone che hanno sviluppato quelle applicazioni, quanti vostri input hanno in questo momento. Non so, io adesso ho visto dimmi il terzo. Dimmi qualcosa che hai in capo nella lista. Ti prego. iPhone, ok. Chi ha sviluppato l'iPhone? Ha sviluppato il sistema operativo. iOS. Questo è il massimo, adoro questo esempio. Chi ha sviluppato il vostro sistema operativo può fare tutto. Cioè, chi ha sviluppato un'app può fare qualcosa. Chi ti ha dato il sistema operativo può fare tutto. Tutto. Ha più controllo lui di te. Tu magari puoi mettere il colore bianco, il colore rosso, lo schermo, puoi installare app, togliere app, ma non puoi fare la maggior parte delle cose, non puoi cambiare il sistema operativo, per esempio, spesso. Non puoi disinstallare l'Apple Store, non puoi farlo, non puoi, puoi magari jailbreakarlo, ma ti aiuta ad avere un po' più di libertà, ma comunque fai finta di avere libertà su una scatola nera, cioè il jailbreak degli iPhone. È un modo per sfruttare una falla di sicurezza nell'iPhone per permettere di fare più operazioni. Ma tu stai sfruttando una falla di sicurezza per fare un po' di più di cose in un sistema che comunque non ti permette di sapere cosa stai facendo, cosa puoi fare, cosa farai, eccetera. Quindi, Android, anche la maggior parte di noi compra un telefono, adesso il telefono l'ho usato in un'aula, ma chissà cosa stiamo facendo. Perché libertà digitale è stupata in questo momento. Un telefono, lo acquistiamo magari c'è già sopra Android, che diciamo Android è un po' più libero. Sì, peccato che sopra c'è Google Play, Samsung Store, non so chi ha venduto il telefono store, c'è tutto il più possibile immaginabile del produttore o del creatore del sistema operativo, Google, e quindi tutte queste persone hanno tecnicamente più permessi di voi. Ora, la maggior parte di noi si sta chiedendo, sì, ma cosa stiamo fanno? Questi dati. In realtà, quello che vorrei dire adesso è che dovremmo ragionare al contrario, cioè perché dovrebbero poterlo fare? Cioè, magari potremmo evitare dal principio che potessero anche solo provare a farlo, perché non lo possono, non lo dico io. Se
è come se voi sviluppaste una lavatrice, la blindaste di scotch, detto che ci mettesse una bomba nucleare, la vendete a loro, che è una lavatrice. In realtà, cioè, vedete veramente una scatola nera, lo so che veramente, se volete, una scatola nera che fa potenzialmente quello che voi volete. E non c'è modo per spesso per limitare queste cose, perché lo software deve poter fare certe cose. E, cioè, se il software deve prendere tutte foto e mandare su cloud, perché la stessa applicazione non può prenderle tutte e mandare su cloud, un'applicazione malevola. E quindi, insomma, noi decidiamo gli input, cerchiamo di averne un po' di meno, di quelle che ci vediamo un po' di meno di applicazioni, non so. Vabbè, questo l'ho già detto, gli input diretti saranno tutti in tastiera mouse, ma quello che siamo meno abituati è che gli altri input sono anche solo la posizione delle nostre reti wifi vicine. La maggior parte dei nostri telefoni è preconfigurato per stare sempre in ascolto di tutte le reti wifi che si connette, e spesso le ritrasmette. C'è proprio un, secondo me è un problema di sicurezza, ma in realtà è una funzionalità, secondo gli sviluppatori, che quando tu connetti una rete wifi, decollezioni e poi le ritrasmetti. Quindi tipicamente, se in questo momento io avessi un particolare software che probabilmente vi diranno nell'aula di hackeraggio, non so che la sia, però c'è un talk sul hackeraggio in aula statistica, mi sembra. E ve lo direi troppo meglio, però è tipicamente possibile sfruttare queste vulnerabilità per fare molte cose piacevoli. Tra l'altro, le reti wifi sono sempre fisse, sono peggio delle celle telefoniche. Questo si chiama telefono cellulare, che si collega a una cella telefonica che sta a 2 km da qui. Non è una tecnologia molto precisa per sapere dove sono, perché 2 km di antenna sono un po' precisi. Posso fare triangolazioni, non so chi vi sa più di cose, geometering, eccetera. Però il problema è che in quest'aula c'è una specifica rete wifi che ha una relazione 20 metri, quindi so che tu ti sei connessa a questa rete wifi, tu sei qui, punto. Non è che è un problema, tu sei qui. Quindi quello è un input, sulla tua posizione, anche se tu non hai un GPS. La voce, eccetera, eccetera. Ecco, quando navighiamo su un sito, il nostro input magari sembra che scriviamo banalmente su Google banane arancioni. Ma in realtà, oltre a quello che stiamo dicendo, il nostro sistema operativo, perché il browser glielo dice, la nostra lingua preferita, cioè dice, ah, il suo utente vuole italiano al 20%, l'inglese al 20%, se no metto in inglese. Oppure il tuo indirizzo IP, tutte queste informazioni vi identificano unilateralmente. Poi, insieme ad esse, se vi connettete a questa rete wifi, il vostro telefono, ogni telefono al mondo, qui ha un MAC address, non c'è niente con la Apple, un MAC address che non cambia mai. Quindi se voi possedete un access point wifi, questo telefono si collega all'access point wifi, e voi possedete quell'access point wifi, e vedete che c'è una persona connessa, quindi il MAC address è 1.2.5.4.3.2 e lui. Sapete che pure il suo nome e cognome, ovunque vada, ovunque vedrete il suo micale, è sempre lui. Il codice fisico che identifica l'interfaccia wifi non cambia mai, ve l'ha dato il produttore, non ha cambiato, cioè si può cambiare, ma non la cambia mai nessuno. Quindi sono tutti input, input che identificano. Ah, questo è tutto. Cosa dovrebbe dire? La maggior parte di noi, per hanno spesso telefono, che fa, si chiama proprio come hosting di dispositivo iPhone di Samuele. Quindi io spesso, questa è la verità aperta di casa mia, 5 minuti, e come tutti i router, poi ti elenca quelli che sono conosciuti. iPhone di Samuele, iPhone di Giacomo, perché c'è il vostro nome della mia rete, andate via, perché devo sapere voi il vostro nome vero, cioè non mettete il vostro nome vero nella rete del vostro telefono, non so perché vi devo essere così, ma è una cosa terribile. Oppure i cookie, stiamo sempre parlando di cookie. Io vado su Google, scrivo banana arancioni, magari è la prima volta che mi connetto, torno un giorno dopo, scrivo banana arancioni. Cioè, io sa già che io il giorno prima avevo chiesto quello, perché la prima volta che mi sono collegato a Google ho chiesto: ciao Google, dammi la banana arancioni. Tu sei Google, dammi la banana arancioni. Mi ha dato la banana arancione e se mi ha dato anche un piccolo cookie, questo è il mio spirito. Mi ha dato un piccolo cookie che dice: un tizio mi ha chiesto, un tizio si chiama 1234, qui c'è scritto 1234. Il giorno dopo
giorno dopo il cookie sarà questo. Io ce l'ho nel computer e te lo rimando ogni volta che ti navigo. Ogni volta che navigo da te. Quindi tu sai perfettamente che siccome sono lo stesso idiota a cui avevi dato il codice 1234 e dopo te l'ho pure ridato perché voglio proprio identificarlo meglio, tu sei perfettamente il giorno prima ho cercato la ragione. Quindi non ci dimentichiamo mai di una volta ogni tanto, una volta al giorno, cancellare i cookie. Ogni volta che andiamo su Google siamo sempre bloccati, c'è sempre la nostra faccia in alto a destra. Anche quando non c'è la nostra faccia, c'è sempre comunque un cookie che ci identifica e appena ci loghiamo, tutto il nostro storico di tutti quei 50 giorni in cui eravamo sloggati vengono comunque raccolti e identificati voi. Quindi sbloccare i cookie se possiamo. Una volta, magari senza toglierli definitivamente, una volta al giorno sbloccandoli, c'è un'opzione apposta di Firefox, c'è un menu, quando tutti i Firefox sono svuotati i cookie. Non costa nulla. Insomma, continuiamo a inondare gli altri di input. Ok, c'è la scritta? Chi vuole Android? Anzi, no. Ah! Ma che cosa c'è? Grazie a Mike. Bene. Applauso generale. Allora, abbiamo 25 secondi per stuprare la tua libertà digitale. Quindi tu telefono in mano, se ce l'hai, magari ce l'hai, ce l'hai. Se ce lo concedi, elencaci una di quelle tue applicazioni che hai elencato. E se puoi, di solito tutti i telefoni possono, se sono fatti non quindi, hanno un sistema operativo decente, tipo Android, tipo Apple, che ti permette di vedere che permessi ti chiede ogni applicazione. Esatto, se puoi, non so se presente l'elenco delle applicazioni, delle impostazioni, vai su un'applicazione che pensi sia normale, che magari quella così di fare di più, ma non troppo, se non andate a capire cosa così è e a questo punto, però vedi tutti i permessi che ha sfruttato e anche in ordine di tempo, tra l'altro. Ok, infatti mancano sempre i permessi perché di sicuro può disegnarsi sopra le applicazioni. Ah, ok, perfetto, però leggete tutti. Fare fotografie video, registrare audio, modificare o cancellare i contenuti della in qualsiasi momento, tra l'altro. Leggere i contenuti dell'SD, avere pieno accesso del network, controllo vibrazioni, immagino. Non è solo il feedback fare in modo che il telefono non dorma, vedere le connessioni network, ricevere data internet. Grazie. Non c'è una limitazione. Non c'è una limitazione in quello che possiamo fare con quei permessi. Cioè, se dice qualsiasi internet, può mettersi in qualsiasi momento ad internet. C'è scritto può tenersi sempre in background. Dire che mentre dormo può prendere. L'altro permesso era leggere tutti i file dell'SD card. Mentre dormo può prendere tutte le fotografie che sono fatte mentre faccio la doccia, il bagno, le foto mentre. Se tutte le cose che facciamo mentre siamo nei momenti più imbarazzanti della nostra vita, raccolti e ciao. Tutti questi momenti più imbarazzanti della nostra vita, tipo questo, di cui possono essere caricati sul sito di un'altra. Ma è veramente banale questa cosa. Se adesso facessimo un videogioco dove voi potete saltare un dirupo e vi permette di scaricare delle cose bonus, quindi da internet magari si caricano delle tracce bonus, allora avete già il permesso per andare in internet, il permesso per vibrare, per esempio,
permesso per fare magari uno screenshot dell'applicazione e salvarlo, e vi dovrebbe sapere di prendere quello screenshot e condividerlo, per esempio. Già avete permesso di leggere qualsiasi dato, permesso di connettersi a qualsiasi sito, permesso per stare sempre acceso, perché magari mentre siete a scuola volete la notifica, stanno sfidando a questo fantastico videogioco, che ne so. Quindi avete tutti i prerequisiti per far sì che il vostro telefono sia la perfetta arma per avere tutte le vostre informazioni quando lo voglio tutti. Premendo un bottone, se io sono l'autore di quell'app, posso farlo in qualsiasi momento. Tutte le politiche sulla privacy che volete, ma se l'avete firmato che posso farlo, punto. Cioè, non c'è da stupirsi. Perché foto, iniziano a vedere. Ok, l'avete fatto. Adesso, tutti questi software spesso li scarichiamo completamente a gratis. Soprattutto quando sono non liberi, nel senso, ok, Ubuntu è gratis, ma mi dicono che lo fanno un baracco di cristiani poveri sotto un tavolo che gli danno del riso ogni tanto e gli fanno questo sistema operativo. Vabbè, ci posso anche credere che sia gratis, mentre io, se ho installato questa applicazione gratis, Ma chi l'ha fatta questa applicazione? Perché io sono uno sviluppatore, lui è un sistemista. Ci pagano per fare queste cose, costa fare software, è dannatamente costoso fare software, ci vuole gente che lo faccia, sviluppatori, gente che lo provi su qualsiasi telefono, Android, gente che lo metta online da qualche parte, sistemisti, gente che ti dica, ti cambia la nota se c'è un guasto al server perché il RAC numero 151 ha perso il RAID del disco C, cacchio, vai! Servono queste persone, costano tantissimo, costa l'avvocato che ti difende. Quando voi firmate la vostra, come si chiama? Vabbè, quando hai installato l'applicazione di solito vi chiede di accettare cose. C'è un avvocato che vi ha scritto un foglio. Voi non avete nessun diritto di lamentarvi con l'applicazione, voi non avete nessun diritto di fare causa all'app se smette di funzionare, voi non avete nessun diritto di fare causa all'app se ha un problema di sicurezza. L'avvocato ha scritto queste cose. Poi c'è l'utente che magari risolve i vostri problemi dietro l'ufficio perché volete lamentarvi dicendo a me sul telefono Android 3.1 2002 forma rotonda non mi funziona la tua app mentre sono in modalità aereo, ma non tutte le volte che sono in modalità aereo sono due. Ok, ci deve essere un tizio di supporto tecnico che prende questa roba e la ci sta. Costa anche questa fischiata qui. Insomma, un software costa veramente tanto, quindi quando una roba è gratis, e spesso, io sono sempre in buona fede, ma quando una roba è gratis, vi assicuro che il prodotto siete voi. Visto come faccio la presentazione. Nel senso, abbiamo Facebook, che bello, abbiamo Facebook è gratis. Non dico che Facebook sia la cosa più malvagia del pianeta, io dico che se avete l'app di Facebook, tutti per non sapere che ha, può farlo in qualsiasi momento. Punto numero uno, tutte le informazioni che voi date potete usarle per qualsiasi scopo. Quindi, punto numero tre, se voi mettete mi piace a Banane Arancioni e mettete una cravatta, per piacere, vieni qua. Se arriva l'inserzionista, tutto col ben vestito, con la cravatta, e dice a Facebook: senti, ma dov'è che sta la tabelleria? Mi piacciono le Banane Arancioni e il dolcino e tutto il torino, manca poi vino perché ho anche un negozio lì. Facebook funziona così, vi invito ad andare nella sezione business di Facebook a provare queste cose. Posso dire, voglio i bambini dai 12 ai 17 anni, forse non posso scendere, sono certe tante bambini di però voglio le persone, non mi piace, i sessoni, le banane, le persone non bisessuali, e forse la mi sa che non posso, perché mi hanno fatto causa a Facebook. Voglio le persone un po' smanettone, ma che a cui non piace la pagina del Linux Store e del Torino, così non sono tanto coinvolte con cose che riguardano la loro privacy, mandagli questa pubblicità. E pagano per questo. E come se pagano? Quindi, quando una cosa è gratis, è perché voi siete il prodotto, voi siete l'informazione che in cambio di divertirvi, siamo sul punto, non sappiamo cosa fare, scopriamo una pagina, mettiamo qualche mi piace, ogni volta che mettiamo mi piace, siamo bugati, che stiamo profilando, stiamo continuamente migliorando un algoritmo di intelligenza artificiale che ci sta schedando secondo ogni nostro interesse, perché la pagina di Linux di Torino sarà stata già schedata da Facebook per intendere che chi ha messo mi piace lì, gli piace, il software libero, chi piace il software libero, gli piace la libertà digitale, chi piace la libertà digitale è un po' rompiballe, quindi non gli mandare la pubblicità di Windows a quelli lì.
io non le vedo le funzioni di Windows, io non le vedo le funzioni di scambio di dati. In realtà, un dato sì, ma non ho... le compro poche, insomma, non è. Quindi, a questo punto, cerchiamo di staccare un po' di schede. Quindi, purtroppo, il modello di business attuale veramente è sempre più difficile fargli comprare qualcosa perché nessuno più ha voglia di spendere 2 centesimi. Perché secondo me ci sta anche, io spenderei anche 600 euro per un telefono, lo compro, magari è una forma un po' orribile, però lo compro, però sono certo che è a 100% libero, magari lo pagherei anche. Mentre se uno me lo regala e mi dice, guarda che però, amico, magari qui ci sono ancora una roba gratis che mi permette di fare quello che voglio, nel caso di Ubuntu, nel caso di LineaJOS, che è Android, formattato per LineaJOS, oppure Replicant, tanto se non perdiamo ancora più libero, non funziona niente, funziona wifi, se non si vede oppure essere liberi di non essere liberi. Però basta sapere queste cose. Parliamo di web tracking, anche se in realtà si naviga sempre di meno, nel senso che passiamo sempre meno tempo su un browser e sempre più tempo su un'applicazione. Non sa, un po' di tempo fa invece si passava molto più tempo a navigare che più tempo a, su un'applicazione. Adesso siamo tutti su qualche applicazione social, puoi vedere dei meme su tutti, però torniamo un attimo alla navigazione, perché la navigazione è abbastanza interessante. Ok, facciamo una cosa ancora più interessante. Sono su sto navigando e sto installando Office Crattato, perché mi piace proprio e devo farmi del male. Potrei pagarlo, magari avere del supporto tecnico decente. Quindi potrei scaricarla gratis così, o la posso rinunciare in qualsiasi momento. Okay. E poi intanto se c'è una piccola, se c'è un malware dentro, ancora meglio, no? Se c'è, ho scaricato su un sito molto affidabile che si chiamava funsoftware.xyz e ho scaricato Office 365 di Cacao, non mi aspetto che l'autore di quel sito ci abbia infilato dentro una cosa che controlla il mio computer, no! Ma gioco a The Sims, non mi aspetto che scaricando la Bash dove vedo l'estate di videogioco, non mi aspetto che sia la scarica del sito Furor Viva India, non gioco più Viva India IO, mi scarico da lì, finalissimo, sicuramente. In questo modo non sarò denunciato da The Sims e non sarò bucato da Viva India, non lo io. Quindi partiamo alla definizione di cos'è un malware. Uno spammer, un hardware, un ransomware, un miner, un orsetto cotto, un orsetto cotto e cos'è un virus? Ok, è un virus che controlla ciò che fa il computer. Ok, in realtà siamo abituati a sentire questa parola, ma su dizionario in realtà è un termine che è tutto diverso. Tipo la parola hacker, noi siamo abituati a pensare all'hacker come computer così. In realtà l'hacker è un termine culturale che dice una persona curiosa. I virus anche, siamo abituati a pensare che il virus sia il virus. Invece vuol solo dire un malware, cioè è una sottocategoria, che si moltiplica. Quindi magari è giustissimo, penso che è una cosa che ci fa del male, un software, scatola nera, che noi installiamo, a un certo punto mi accorgo che fa qualcosa di male. Su Windows eravamo abituati a riconoscere tutti questi, perché il virus è sempre un allegato, poi tutto l'ufficio si ritrovava in trasferto, quello era un virus. Si trovava un malware, cioè magari un virus che fa una roba generica, lo categorizza più genericamente come malware, qualcosa che fa del male. Lo spammer, un virus che magari ha una webcam, vede il mutante e ti dice guarda che passa poco, l'ho mandata a cambio, punto per la. Oppure un adware, cioè una roba che continuamente e fa comparire pubblicità dappertutto. Oppure un ransomware, invece tornando magari alla foto dei mutanti di prima, si apre la foto di te in mutante e ti dice guarda, se vuoi che non la mando i tuoi amichetti, soprattutto la tua mammina, dammi 10 euro o 20 euro.
Bitcoin, che cambiano la bellissima, che lo giuro su tutta la mia famiglia. Questo è un razzo. Poi c'è mai anche qua, sì, ma è una scatola più nuova. Che è una scatola nera che tu installi il software in qualche modo e inizia a macinare. La macchina che era dentro, il computer che si alza e diventa un quadricottero e cosa sta facendo? Apri i programmi aperti, provi terminale, non è mai qualche solo quello aperto, 100% della CPU, e quel programma lì che vi ciuccia tutta la CPU per fare qualcosa che non mai, vuol dire che sta sfruttando la vostra macchina per effettuare dei calcoli che sarebbero molto pesanti da fare, e se ti vuoi farlo tutto suo. Magari c'è una password cifrata e qualcuno deve decifrare questa password. Siete voi che state aiutando queste persone a decifrare queste password. Oppure magari c'è, non lo so, comunque vi assicuro che 20% di qui stanno aiutando qualcuno a fare qualcosa legalmente. Quindi, queste cose qua è una categorizzazione stupida, perché è come dire, ho visto quella sedia saltare e un coniglio. Ho visto quella donna cantare e... come si chiama? Però potresti anche barrire, adesso. Quella sedia potrebbe anche prendere fuoco. Cioè, non c'è una limitazione a cosa può fare qualcosa. Quindi se ho un software che è programmato a fare qualcosa, ad un certo punto si dimostra uno spyware, non è che domani non fa altrimenti altre cose. Cioè, quindi questa categorizzazione è molto limitata come... programmando è così stupido, cioè è molto facile programmare qualcosa che faccia tutto. Quindi queste categorizzazioni, se le vedete, vedeteci un po' sopra, perché in realtà ormai probabilmente tutte queste definizioni sono vere per tutte le nostre applicazioni, ma noi le stiamo certo categorizzando questo punto. Detto questo, a me piace sempre aprire una piccola parentesi su cosa sia software libero e è chiamato da lavoro. Tanto lui è perché i tappi è stato sul computer, teme più che deve scappare a risolvere i problemi, perché gli si rompe il racco numero 2, gli si spacca. Che cos'è il software libero? So che anche altri di noi sono in questa condizione. Anche io ho rischiato, rischierò anche così. Che cos'è il software libero? Il software libero è una roba che potete usarla per qualsiasi scopo. Questa è già una roba che non capiamo quanto cazzola. Io, ripeto, ho un ufficio con 5.000 computer, non posso veramente anche avere un sistema che non posso installarlo su un computer. Che lo voglio usare per questi scopi, non voglio essere limitato. Non usare per scopi non commerciali. Perché? È una limitazione. Io sono una grande azienda, voglio usare un software libero per farne un modello di business magari sostenibile, da voglio guadagnarci qualcosa. Perché io non posso farlo? Se vi limitano a fare qualcosa sull'uso, è una limitazione. Quindi, la libertà zero vuol dire che potete fare qualsiasi uso di quel software. Se ce l'avete, forse inizia ad essere un software libero. Poi dovete studiarlo per qualsiasi scopo. Quindi se potete chiamare il vostro amico scolettore da 2 di notte e chiedete, senti, ma che fa sta roba? Lui non lo dice, perché lo pagate, perché magari non gli date una torta in cambio, non lo so, comunque il vostro amico scolettore che ne sa qualcosa, vi aiuta a farlo, può farlo. Se può farlo, è un software libero. Se non può farlo, non è un software. Modificarlo, io vi do questo software, lo mando su 5.000 computer, si scopre un problema di sicurezza e potete risolverlo da soli senza stare obbligatoriamente ad aspettare la casa madre che la reagisca a tutto il pianeta la sua fix dopo 6 mesi che voi avete un fallimento. Potete pagare uno o chiamare lo smanettore del cibo, io non anche la birra rossa, quindi dargli questo input che lui in output vi aiuta a modificare il software. Quarta condizione, se potete anche condividere quello che avete usato, studiato, modificato, potete anche condividerlo a chiunque senza nessuna limitazione. Se ha tutte queste quattro cose è un software libero. Nessuna delle applicazioni che abbiamo elencato prima aveva queste cose, molto probabilmente. Anzi, se avevano qualcuno che mi dia del torto per piacere, nessuno. Vai, volevo solo chiederti questo. È stato uno scenario abbastanza allarmante, ma del quale molti di noi penso siano sufficientemente consapevoli. Bella t-shirt, no? Grazie. A parte. Cosa possiamo fare per evitare? Esatto, vittima devo capire. Prendete il telefono, vedete per l'inceneritore che avevo allestito.
soluzione sono due. Rinunciare alla... Vabbè, adesso... O rinunciare alla nostra libertà di usare la tecnologia. Quindi andavo in una montagna molto lontana, di così un paese dove vado spesso, si chiama Pessinea, secondo me sta a 6 abitanti, anche lassù, lo stesso carattere non prende, avete dietro l'albero neanche il GPS, andate lì, dopo un giorno che si scaricano tutti questi dispositivi, ah, vi sgrassate un po', e siamo tutti lì. Oppure passiamo tutto sotto il libro, cioè tutto di una volta, perché poi ci mettiamo l'olio dall'aiuto dei fibri una volta ultimale, però un po' per una volta possiamo iniziare a migrare sotto il libro, tipo al posto di Google Chrome, perché usiamo tutti Google Chrome? Perché usiamo tutti Internet Explorer, c'è Firefox, c'è iSuiz, che browser di nicchia che non conosco, c'è Tor browser, che è un altro browser basato su Firefox, browser. Poi ci sono, c'è Chromium. Tanto Chrome si basa su Chromium, nessuno c'ha. Chromium è completamente libero. Se lo usate su una distribuzione, è stato distribuito a voi completamente libero. Chrome è un schifo, cioè, tutto quello che fate, anche se ne sono caricato da Google, non è vero. Comunque è caricato Google. Quindi, Chromium o Firefox, molto semplice. Sono praticamente interscambiabili, tutti i componenti aggiuntivi sono perfettamente compatibili. Le password possono essere esportate, importate, segni libri, esportate, importate in cronologia, esportate in corretta, magari cancelliamo anche questa cronologia dei punti ogni tanto. O sul telefono, posso che appena compro un telefono, magari non mi metto a rompere le scatole, tipo, ma c'è del software libero, ti prendo la sfera, però si può comprare un telefono che supporti i miei OS, per esempio, o quando compro un computer, non posso comprare un computer e, come prima diceva lui, lamentarmi perché non funziona niente con Linux e dire che schifo Linux, fa schifo, basta, me ne vado, proprio qui. Non posso fare così, perché è colpa mia, non dovevo comprarlo. Perché comprare un computer di cui non mi sono neanche informato se la comunità o l'azienda stessa ha speso un briciolo per liberarmi l'antenna Wi-Fi, per liberarmi il lettore del trackpad, per liberarmi la webcam, che ne so, tutte le verifiche che intendo usare, per liberarmi la possibilità di usare, abbassare, alzare la luminosità dello schermo. Quando compro un computer, prima scegli un sistema operativo libero, poi sai perfettamente qual è l'hardware che supporta, basta chiederlo in qualsiasi chat, tanto vi consiglio di entrare nella chat Linux Italia, si chiama, cioè la università di Telegram. È abbastanza interessante, perché se no un problema lì arriva uno subito da tutti, oppure ci sono anche mailing list, ci sono a Torino abbiamo ogni mercoledì lo genetto l'officina informatica libera, venite, vi aiutiamo dalle 18, oppure ogni terzo sabato del mese a dillo tu alla veloce Lombroso 16, maghetto Linux, ogni terzo sabato del mese al Lombroso 16, e oppure il primo sabato del mese al 7, esatto. Quindi se uno cerca Linux User Group Torino, ce ne sono 3 o 4, e sempre qualcuno che ci dà una mano, non siamo mai. Quindi se vogliamo un consiglio su quale computer acquistare, ce lo dico un consiglio, un computer che acquisto e so già che tutto è libero, non devo andare a sperare perché non parte il wifi, perché non è colpa del sistema operativo se non funziona il wifi, è colpa vostra che avete comprato un sistema operativo, cioè un computer con il firmware wifi dal codice XZ7B della Broadcom, che è iperproprietario. L'azienda non ha mai spiegato al mondo come funziona quella dannata antenna, quindi come possiamo pensare che qualcuno l'ha liberato? Magari qualcuno l'ha anche fatto, ma con quanta fatica! C'è la maggior parte delle periferiche hardware che fanno funzionare un computer o un telefono, l'azienda che li ha fatte non ha mai spiegato al mondo come il cacchio funziona, quindi ha dato software alla Microsoft, magari ha dato software alla Apple, ha fatto questa cosa per avere i clienti possibili, ma non l'ha mai lasciato lì, c'era un codice, affinché qualcun altro potesse capire cosa sta veramente facendo, come sviluppato. E quindi non funzionerà anche su questo computer, probabilmente. In realtà non è vero, magari riuscirete, però perché non farsi del male così? Facciamo attenzione da prima. Questo è un indirizzo mail. No, tecnico, non sei inventato. No, chiunque può farsi un dominio, questo è il dominio. Ah,
più che va associare il dominio a un server, che è un piccolino, più che può mettere su quel server un sistema operativo libero, io ci ho messo Debian, più che può mettere su Debian il pacchetto che si chiama Postfix ID, che è un main server, e quindi chiunque può avere una casella di posta elettronica che sta in casa tua. Quindi quella roba lì, la posta che arriva lì, va in casa di tua. Chiunque sappia farlo. Chiunque sappia farlo. Magari ho una amica smanettore che lo fa, magari no, ma ho la libertà di farlo. Non devo... Ho la libertà e la creatività di poterlo fare. Non sono obbligato a non poterlo fare. Questo è bello. Poi non ho niente contro Gmail, però è brutto che Gmail ti costringe spesso ad usare la sua app. Perché? La posta elettronica è la cosa più aperta e standard del mondo, usate un client qualsiasi, usate tanto per... sul telefono usate un client che uso di per esempio anche in anime, anche in 9. Ma c'è se sono già installato sopra un client di posta, state dicendo, per cosa dare l'app ufficiale? Cioè, un conto è permettere a qualcuno di leggere tutta la vostra posta, e ci sta anche. Cioè, tu sei Google, io ti do tutta la mia posta, lo so che tu leggi la mia posta, non è che non lo so. Però oltretutto hai anche l'applicazione che si può sentire un microfono, si può prendere i file, si può... perché fare questo pacchetto di consumo completo nei confronti regalando a questa società? Quindi, questo vale per Gmail, vale anche per tanti altri servizi. Qual è la soluzione universale per liberare la vostra privacy? Non c'è, perché... Come? Cioè, diamo fuoco a questi calcolatori subito. In realtà non c'è una formula magica per tutti quanti, perché la cosa c'è degli esseri umani che sono tutti veramente diversi, tutti abbiamo usi costumi diversi. Io spesso sento amici carissimi che mi chiedono: senti, ma non ce l'hai una distribuzione per il tiratore quantistico? Tanto la quarta ora in automatica ci parlano tutti. Non ce l'hai un'applicazione che mi aiuti con e tira fuori una casa veramente di nicchia, ti dico, ma puoi pensare che uno come me abbia avuto gli stessi interessi e anche il pallino per la libertà digitale e anche il tempo per scrivere un software e abbia fatto un software identico per quel caso lì che serve a te? Sarebbe bellissimo, ma in realtà purtroppo queste cose spesso non sono possibili, quindi certi lavori sono un po' più difficili da liberare di altri, certe cose sono un po' più difficili da liberare di altri, magari io nel mio ufficio sono entrato e tutti usavano Linux, tutti, 50 persone su Linux. Entro in un altro ufficio di grafici, tutti usano Mac, perché sanno tutti i loro softwareoni, grafiche, mai capito cosa fanno. Ci prendiamo in giro in centro. Cioè, ognuno ha la sua nicchia, sapete benissimo qual è la vostra nicchia, viva la nicchia, e... che dire, purtroppo non ci sarà nessuno che vi libera. Dovrete capire quale di queste relative per cercare di allontanarsi dalla via intrapresa verso lo superamento della propria libertà e sperare che altre domande? Abbiamo ancora 10 minuti per divertirci insieme, per un... se no parto con un'altra cosa. Io non ho una domanda, una vai. Un'affermazione: se esiste un sistema che si chiama ELO, sviluppato da Gary Duvall e è basato su un fork di Lineage, però la sua idea è quella di liberare, cioè io data e io data, quindi è un'idea partita come sviluppo e il suo punto finale è quello di realizzare, se avrà determinati fondi, insomma, se crescerà un telefono hardware completamente, diciamo, aperto a quindi provate un attimino a vedere o cercare di informare. Infatti ci sono tanti di questi progetti, di cui alcuni sono veramente... Questo come... è serio, cioè nel senso esatto, che il rischio ha preso dei programmatori, sta cercando anche dei programmatori pochi, pagati, quindi c'è una cosa così. Si chiama? Da amici. Gatuval cerca ELO, oppure E, c'è una cosa, c'è un simbolo strano. Certo, fra l'altro adesso, infidate da questi che sono scherzi. Prendete questo consiglio perché è vero, cioè ci sono certi progetti che veramente nascono per... fare qualcosa di veramente innovativo, veramente di aiuto a voi, che interessa a voi. Io adesso purtroppo sono ignorante in materia, andrò a cercare perché sono molto curioso, ma è anche molto difficile provare invece che altri progetti che dicono di fare la stessa cosa e poi non è vero. Quindi è veramente non ho una soluzione per tutti noi. Non è nato una cosa da scaricare, cioè adesso si può scaricare, si può, cioè, ma la sua idea è più,
diciamo, manageriale. E la cosa figa sarebbe avere del tempo per prendere tutto il loro codice, tutti i loro progetti e guardare se veramente tutte le loro dipendenze di progettazione del telefono non prevede nessun dispositivo proprietario. Perché al mondo, veramente, al momento sarebbe una cosa fighissima, al momento al mondo penso che esistano due telefoni liberi, uno più costoso dell'altro, uno sono sui $700 e a malapena telefoni, l'altro. Comunque, okay, tutti i sistemi operativi sono abbastanza particolari. Vai. Esatto, iOS è una cosa ottima perché ti libera del 98% delle esercizi che hai. Cioè, io sul mio telefono adesso non ce l'ho in mano, ma ho un telefono in cui non ho Google Play Store, ho tutte le applicazioni che voglio. Non ho l'app di Gmail, ma mi leggo Gmail se voglio. Se voglio un giochino, me lo scarico comunque, se voglio fargli un selfie, me lo faccio. Perché LineageOS è una versione di Android pulitissima, il più possibile. Che vi permette di fare un sacco di cose, tutte quelle che facevate prima, senza Google Play. Cioè avete una galleria, avete la applicazione della fotocamera, avete la applicazione dei messaggi, telefonate, ma non risolve il problema dello strato più basso del vostro dispositivo, perché il vostro dannato telefono deve poter contattare la cella telefonica, deve poter parlare con la fotocamera, tutto l'hardware che non ha fatto l'indice rosso. Quindi purtroppo non è scontato male. Esatto, quindi c'è sempre di mettere anche Linux Mint, cosa fai? Ti installi con le proprietarie, non ti scopri anche le esatto, io però sono convinto che non sia apposta, è tutto da morire. Avete visto, sembra veramente un... non vorrei fare tanto. No, non si muove di mente. Guarda, è brutto da morire, però non ho nessun farmer proprietario. Io qui ho un'antennina USB, l'ho comprato perché... far funzionare il wifi, o usavo il firmware proprietario, oppure facevo il nazista che metteva la pianta USB, che l'ho comprata apposta perché è una delle poche al mondo che hanno tre capito. Quindi posso dire che avere in questa stanza un computer con zero software proprietario. Adesso è una cosa da maniaci pazzi, sì che dici, ma quindi dico sì, a partire da quel 10% di libertà che potete avere, magari l'80% con il mio giosso, magari ti resta ancora di più su qualche altra cosa, poi se avete proprio di diventare dei pazzi folli, furiosi e non parlare più con la gente perché non avete WhatsApp, non avete le cose, non avete niente, allora sapete qual è la strada e con la montagna. Vabbè sì, mi prendi tutti quanti. Altre domande per fare? Proposto, non so se qualcuno conoscerà già un paio di siti, tipo privacy.io che c'è un link, questa pagina di Italia Unita da Spita, che scrive sempre di più di cose. Ah, non è quello di DuckDuckGo, però? Sì. C'era una roba simile di DuckDuckGo, perché fa schifo, non so cosa. No, non è un po' di ricerca. No, c'era un progetto simile fatto da DuckDuckGo, ma che non è quello. No, io conosco privacy.io. Vabbè, ma chi ha fatto, non lo so. Ah, cioè, scrivi un sacco di roba. E invece tipo, c'è un altro che si chiama DuckDuckGo che dice che ti ruba la roba. E è così perché i cookie non ti risetta, quindi tu sei praticamente sempre un po' più anonimo del solito. Il problema è che poi da di così che tutti scritti, se uno ti casa link in fondo, ti dice tipo, ah, per liberarti da Google, usa Microsoft, ma che cazzo c'è? Quindi in realtà è un po' di così. Ma sì, dopo detto, non è una possibilità che sono cambi sono esplicità delle tasse. Io in buona fede penso che quindi DuckDuckGo abbiano pagato molto vicenda a fare social media manager, avete una news un po' stupidina e che da questi consigli. Non so perché vai in blog. No, lei un blog che tengo. Perché un paio di opportunità proposta. Che bello che è questo. Perché si è costruito. Dite qualcosa oppure passo in questi 6 minuti ai grandi di Android per gli Android. Vai. Ha detto in questo momento ero qui in piedi, ho detto un sacco di cose sul mio conto, alcune false. Io lavoro da alcune vere, l'80% di voi avrà un telefono con OK Google in questo momento che avrà caricato in diretta streaming tutto questo. Il signor tutte le persone. Insomma, molte persone sanno di cosa stiamo parlando. No. Quindi va bene. Ditemi che non avete domande così, vi libero gli Android in 10 secondi. Alzi le mani che Android. Ok.
aprite internet, scrivete, aprite la finestra anonima, così non avete i buchi. Come siamo abituati quando ci facciamo le foto, non ci mettiamo le scatole di tacchi. Andiamo. Scriviamo f-droid.org. F-droid è un repository di applicazioni completamente libere che potete scaricare essendo sicuri che non hanno software proprietario. Magari hanno qualche altra cosa stupida, ma comunque siete sicuri che non ci sono segreti lì dentro. Per esempio, F-droid è un'applicazione che siete costretti a installare dal sito, perché se usate il Google Play Store non ci possono essere altri store del Google Play Store, quindi non troverete mai F-Droid dentro Google Play Store, dovete scaricarlo. Quindi schiacciate sul pulsante blu, in realtà che sto craccando tutte, schiacciate sul pulsante blu, scaricate F-Droid, dite al vostro telefono, sì, ti prego, fammi installare questo software libero, perché vi dirà, apri le cose di sicurezza, danneggerà la tua anima, andrai all'inferno, sarai rovinato. Quindi installiamola. La cosa bella del F-Droid è che tutte le applicazioni lì dentro sono state compilate da F-Droid. Cosa vuol dire? Tu hai fatto un videogioco dove salti un baratro e sei vicino, muori. Il tuo codice non è che tu me l'hai compilato, mi hai dato un mega binarione, un mega file binario e lo dai agli utenti come si fa su un desktop. No, su F-Droid è diverso. Io sono F-Droid. Lui dice, ho il codice di un videogioco fighissimo di licenza libera. Quindi dico, ok, dammi il codice. Se riesco a compilarlo io, allora lo do agli utenti. Quindi siamo sicuri che la roba che è lì dentro è assolutamente libera, perché non ve l'ha data lui, ma ve l'ha data una persona centralizzata che certifica che il codice sorgente suo è esattamente il binario che state installando, esattamente quella applicazione. Quindi ad essere qualcuno di voi attualizzato, questa applicazione non c'è questa bellissima cosa. E uno store qualsiasi che schermata vuota perché si sta aggiornando, c'è un costo di ricerca più o meno sembra un sembra un piccolo Play Store più brutto, escono delle applicazioni, io magari le sfoglio un po', vedo, ah, la Bibbia, no, va bene, ma quelle applicazioni che vi consiglio sono, cercate, scrivete Osmand, ha un'icona arancione, adesso non te la installo, comunque, la descrizione sembra molto carina, è un navigatore offline, cioè voi vi scaricate la mappa in tutto il piede. Ce l'avete voi, potete farvi quello che volete, e una volta che ce l'avete, avete il potere di andare in modalità aereo e dirmi, so che a 20-21 minuti c'è una fontanella potabile. Avete tutte le informazioni che sono, avete un algoritmo di spostamento, se siete in macchina, se siete in bici, se siete a piedi, funziona tutto, è la nostra alternativa a Google Maps. Quindi usiamola, è bellissima, ci scarica una mappa prima, peso 60 mega, ma c'è tutto. Se volete contribuire alla mappa, c'è openstreetmap.org. Andiamo su openstreetmap.org. Se manca un obbligo di svolta a destra, lo aggiungo in openstreetmap.org e poi avrò l'aggiornamento su questa applicazione. Io non lo so, questo. Non proviamo sopra un modello. Oppure un'applicazione molto carina, al posto di YouTube, YouTube è solo un sito, perché devo avere un'applicazione? C'è New Byte, fantasia di YouTube, che è un'applicazione che pesa 2 byte, 2 megabyte, che si è dato una cornice, prende il dato da YouTube, quindi voi cercate il tizio che balla, esce il video, quanto YouTube non dice nessuno. Cercate il tizio che balla, vedete il tizio che balla, fate play, insomma, stranamente avete YouTube. Cioè, nuove di YouTube, oppure se liberate l'applicazione, vuoi un fantastico videogioco a dungeon in cui esplorate dungeon e poi scendete e ammazzate i mostri perché non c'è sul pullman, ma fare qualcosa di inutile, allora sì, cercate Shattered Pixel Dungeon, un videogioco completamente libero che non distruggerà direttamente
oppure prendete questa storia, come ragazzi, in realtà beh, ci sono in torre client lì, però vabbè, perché abbiamo oppure basta, siete liberi, basta.